Nell'anno della pandemia sono inevitabilmente aumentati i servizi della Caritas. Il centro di ascolto diocesano ha presentato i dati del 2020 fortemente condizionati dal coronavirus e dalle relative chiusure delle attività economiche. I servizi spesa, mense e alloggio hanno avuto un notevole incremento di richieste. Il lavoro degli operatori della Caritas è quindi stato affiancato da 150 volontari nei vari servizi. È iniziata inoltre una collaborazione con un avvocato per i temi relativi in particolare all'immigrazione, mentre continua il progetto di recupero dei farmaci non scaduti. Quest'anno abbiamo registrato un incremento di persone incontrate al centro di ascolto diocesano, ma il dato diciamo più significativo è l'aumento dei servizi dati alle persone. Abbiamo alcuni dati che vi cito, sono la mensa, sono stati dati 10.391 pasti nel 2020 ed erano 6.505 nel 2019. Addirittura nei mesi di aprile e maggio è stato superato il numero 1.000 di pasti. La modalità era poi sia presso la sala mensa che take away. È aumentato anche il numero delle spese da 1.383 del 2019 a 2.419 e potevano essere sia ritirate al centro di ascolto che consegnate a domicilio, visto il momento storico particolare. C'è stato anche un aumento del numero dei posti letto occupati e anche questo è stato un tema per noi molto delicato, perché quando è scoppiata la pandemia abbiamo avuto disposizioni di diminuire il numero dei posti letto e in contemporanea persone che magari conoscevamo, che venivano per altri servizi perché avevano scelto di vivere in case abbandonate, insomma in domicili di fortuna, si sono rivolti a noi perché molto spaventati. Quindi ci siamo trovati a avere più persone che chiedevano e meno posti. Per fortuna abbiamo avuto 3 parrocchie che ci hanno aiutato, anche un istituto di suore, e poi abbiamo coinvolto anche dei bed and breakfast. E qui abbiamo avuto anche un sostegno economico dai servizi sociali, da 3.890 a 5.636. Si ragiona su tipo posti letto occupati per notte. Importante è stato l'apertura della tenda, che è questo centro di accoglienza pomeridiano, proprio per le persone senza dimora che, soprattutto nei momenti di chiusura di tutto, non avevano dove stare. Il numero maggiore di accessi che avete avuto a causa della pandemia è dovuto a persone che sono tornate a chiedere aiuto alla Caritas o a persone che proprio non conoscevate perché non avevano mai avuto bisogno dei vostri servizi? A livello nazionale questo dato è più significativo, sinceramente. Noi abbiamo avuto persone che non vedevamo da tempo, che sono tornate, ma non, diciamo appunto, non numeri esorbitanti. Di pancia, facendo io comunque parte dell'equipe degli ascolti, posso dire che si sono rivolte a noi molte persone che non vedevamo da tempo, appunto, oppure che sono venute per la prima volta, che avevano un lavoro nei bar, nei ristoranti, agriturismi. È vero che c'è stato anche il discorso dell'asporto, però in realtà non è servito a tutte le realtà. Per i locali che erano molto in periferia o in campagna questo non si è potuto applicare. E sì, dal punto di vista lavorativo è stata molto dura, perché da noi magari vengono persone che non hanno un contratto fisso, che sono già in una situazione precaria e quindi magari non sono neanche riusciti ad avere ammortizzatori sociali, e quella è stata forse la parte più, anche che mi ha più toccato, perché poi magari insomma, la realtà di Faenza comunque è piccola. Durante la presentazione del dossier alla comunità presenterete anche alcuni progetti Caritas. Abbiamo il progetto di Terra Condivisa, che è un progetto di agricoltura sociale nella zona di Castelraniero. Vengono fatti dei tirocini per persone che avrebbero difficoltà a entrare normalmente nei canali di lavoro, e c'è tutto un pezzo di coltivazione e poi anche il pezzo di vendita al dettaglio. Poi abbiamo il Dress Again, che è questo progetto di rinascita dei vestiti, ma anche di seconda opportunità per le donne che partecipano al progetto sempre attraverso tirocini. E poi abbiamo il progetto Siplia, che è embrionale, diciamo, siamo proprio all'inizio, ma è molto molto interessante. È un progetto di lotta al caporalato. E poi ci saranno altri gazebo dove ci saranno Caritas parrocchiali che raccontano la loro esperienza, e poi Educazione alla Mondialità, che porterà anche loro come hanno gestito quest'anno un po' complicato,
e che loro fanno progetti per bambini, giovani e adolescenti. Si sono fermati a marzo e poi sono ripartiti con l'inizio dell'anno scolastico nuovo, anche loro in DAD, e seguendo, cambiando un po' la centratura dei laboratori, facendo anche approfondimento sull'utilizzo dei social. E poi il progetto Policoro, che è uno sportello per accompagnare i giovani nella loro ricerca del lavoro.